Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo, dopo tanto tempo, di un cooperativo. Si tratta di Zephyria. Il gioco ha una piccola scatola, un veloce setup e ambientazioni meccaniche abbastanza particolari. Andiamo subito a vedere come funziona. Il setup di una partita a Zephyria è rapidissimo. Si prendono innanzitutto le 25 carte isola, le si mescola e poi le si dispone in una griglia 5x5 in maniera casuale. A ogni giocatore poi viene dato casualmente uno spirito del vento, una carta mappa, si sceglie poi di comune accordo un primo giocatore che andrà perciò a posizionare la propria piedina in uno dei quattro angoli della mappa di Zephyria. Questa procedura prosegue in senso orario finché tutti non hanno posizionato la loro piedina. Da notare che se si gioca in due bisogna posizionare le pedine in due angoli opposti della mappa. Si prende poi la carta tracciato del tempo, la si gira sul lato corretto in base al numero dei giocatori e poi si posizionano sulla carta un numero di gemme in base al numero di giocatori. 4 se si gioca in 4, 5 se si gioca in 3 e 6 se si gioca in 2. La partita ora può cominciare. Un cataclisma ha colpito la città di Zephyria e tutte le isole sono state scombinate, l'armonia non è più presente. I giocatori quindi, utilizzando i poteri del loro spirito del vento, dovranno coordinarsi per spostare le varie carte isola e far tornare l'antico splendore la città di Zephyria. Tutto questo prima dello scadere del tempo. Una partita da Zephyria dura un determinato numero di round, durante i quali i giocatori dovranno svolgere le loro azioni utilizzando i poteri dello spirito del vento che stanno impersonando, dopodiché passeranno la mano al giocatore successivo. La prima cosa da fare quando inizia un round è levare una gemma viola dalla relativa carta. Se i giocatori all'inizio del loro round devono togliere una gemma ma non possono farlo, allora la partita è conclusa. Dopodiché, partendo appunto dal primo giocatore e andando poi in senso orario, ognuno svolgerà il suo turno, che si divide in azioni. Il numero di azioni disponibili varia in base al numero di giocatori presenti. 5 azioni a testa se si gioca in 2, 4 invece se si gioca in 3 o 4 giocatori. Le azioni possono essere spese sostanzialmente per fare due cose: volare, e quindi muoversi, o soffiare, ovvero spostare le isole. Ogni spirito ha il suo metodo sia per volare che per soffiare, ma ci sono alcune regole generali che spiegherò soltanto ora per non ripeterle durante il video. Quando si vola non è mai possibile attraversare o terminare l'azione sopra una carta isola già occupata da un altro spirito. Non è quindi possibile fare questo movimento. Quando invece si fa un'azione di soffio non è mai possibile spostare isole su cui sono presenti spiriti del vento o sorvolare una carta isola occupata da spiriti del vento. Andiamo ora a vedere nello specifico i poteri dei 5 spiriti del vento. Lo spirito Borea, per volare, può decidere di spostarsi su una carta isola libera, ortogonalmente adiacente a quella in cui si trova, spendendo un punto azione. Oppure, sempre spendendo un solo punto azione, può muoversi su una qualsiasi isola libera dello stesso colore di quella in cui si trovava. Quando invece decide di soffiare, può scambiare una qualsiasi carta isola libera con lo stesso simbolo di quella su cui si trova, invertendola con un'altra isola libera. Ogni carta solvolata, compreso quella spostata, costa un punto azione. Se quindi il giocatore volesse spostare il fulmine presente sulla carta isola di Borea, con questa dovrebbe spendere 1-2 punti azione, dopodiché le due carte vengono scambiate. Lo spirito Yugo invece è l'esatto opposto. Anche lui può muoversi in un'isola ortogonalmente adiacente e libera spendendo un punto azione, e poi sempre con un punto azione può spostarsi su un'isola libera che abbia lo stesso simbolo dell'isola su cui si trovava, ad esempio qui. Per quanto invece riguarda il soffiare, può scambiare un'isola libera dello stesso colore di quella su cui si trova con un'altra, spendendo un'azione per ogni isola sorvolata, compresa quella scambiata. In questo caso quindi il giocatore può spostare questa qui, spendendo due punti azione. Anche lo spirito Etesia, quello viola, può spostarsi su un'isola libera adiacente ortogonalmente, spendendo un punto azione. Il suo secondo metodo di spostamento invece è quello, diciamo, dell'alfiere. Può muoversi in diagonale rispetto all'isola su cui si trova, attraversando e terminando il proprio movimento soltanto su un'isola libera, spendendo un punto azione. Lo spirito può anche procedere a zigzag, ma ogni cambio di direzione costerà un punto azione aggiuntivo. Per quanto riguarda il soffio, il giocatore può spostare una qualsiasi delle isole ortogonalmente adiacenti e libere a quella su cui si trova, con un'altra qualsiasi, spendendo un punto azione per ogni isola sorvolata, compresa quella dello scambio. Se quindi voglio scambiare questa con questa, dovrò pagare 1, 2, 3 punti azione.
anche lo spirito Skiron può muoversi in una zona ortogonalmente vicina e che sia libera pagando un punto azione, ma può anche muoversi sfruttando il proprio soffio. Questo infatti permette di scambiare l'isola su cui è presente Skiron con un'altra qualsiasi libera, spendendo un punto azione per ogni isola che si sorvola. Il giocatore, dopo aver soffiato, deve decidere dove piazzare la pedina di Skiron fra le due isole scambiate. Austro, lo spirito rosso, ha un movimento particolare. All'inizio del proprio turno deve uscire dalla carta isola su cui si trova, posizionandosi sul lato esterno della griglia. Dopodiché Austro può volare, spendendo una sola azione, attorno alla griglia e posizionandosi quindi davanti a un'altra carta isola libera. Al termine del proprio turno, la pedina di Austro viene portata su quella carta isola e questo movimento non costa alcun punto azione. Comunque, Austro, con il proprio soffio, può scambiare di posto le carte isola sulla riga e sulla colonna che intersecano la carta davanti alla quale si trova. In questo caso, quindi, può spostare una di queste oppure una di queste. Come al solito, viene spesa un'azione per ogni carta sorvolata, compresa quella scambiata. In questo caso, quindi, 3 punti azione. Quando viene tolta l'ultima gemma viola dalla carta segnatempo, allora la partita finisce e si procede al calcolo dei punti. I giocatori guadagnano un punto per ogni carta isola nella posizione corretta, in questo caso 21 punti. Dopodiché i giocatori perdono un punto per ogni carta isola nella posizione sbagliata ma sulla riga corretta, in questo caso viene perso un punto perché la 4 si trova al posto dell'1, ma il colore è quello giusto. E si perdono invece 2 punti per ogni carta isola sia nella posizione che nella riga sbagliata. Qui i giocatori perdono 2, 4, 6 punti. In base ai punti ottenuti, poi i giocatori controllano la tabella sul manuale per vedere quanto sono stati bravi. Nel gioco è compresa anche la modalità tempesta per giocatori esperti. Per queste vengono utilizzate le carte tempesta e le carte griglia. Se ne gira una per tipo ogni volta che viene tolta una gemma viola dalla carta segnatempo. E nel caso di una bufera si va a spostare la carta isola indicata dalla carta griglia nel numero di spazi e nella direzione indicata. In questo caso perciò verrà scambiata con questa. Se invece viene pescata una carta tornado, si individua la carta di partenza attraverso la carta griglia che viene girata di 90 gradi un numero di volte pari quanto indicate sulla carta tornado stessa, in questo caso 2. La carta di partenza viene quindi scambiata con la carta di arrivo. In questo modo. I giocatori hanno anche una riserva di 6 gemme rosse che dovranno essere utilizzate ogni qualvolta una carta tempesta indica di spostare una carta che si trova già nel posto giusto. Se quindi in questo caso la carta tempesta indica di spostare questa carta, i giocatori dovranno obbligatoriamente piazzarci sopra una gemma rossa e la carta tempesta non avrà effetto. Le carte isola con sopra delle gemme non possono essere sorvolate da altre carte né dalle pedine degli spiriti. I giocatori però possono, spendendo un'azione, togliere l'ancoraggio e quindi la gemma da una carta e posizionarla sul proprio spirito. I giocatori che possiedono delle gemme sulla propria plancia possono, quando vogliono, eliminarne una dal gioco per fornire un punto azione aggiuntivo al giocatore attivo. Ogni gemma in possesso però degli spiriti alla fine della partita fornisce un punto aggiuntivo. Allora, innanzitutto Zephyria è molto più difficile da spiegare che da giocare. Le regole dei singoli spiriti dell'area possono sembrare un po' difficili, ma in realtà veramente dopo qualche turno si capisce benissimo quello che si può fare e quello che non si può fare con il proprio personaggio. Il gioco però non è proprio semplicissimo da risolvere e c'è bisogno di una buona coordinazione per poterlo risolvere a punteggio pieno. Il gioco in famiglia è piaciuto molto, soprattutto nella versione normale. Quando abbiamo utilizzato la versione tempesta, i miei figli non hanno gradito molto gli stravolgimenti alla mappa, ma quello è soltanto un gusto personale, ovviamente. Esiste anche una modalità in solitario che però non ho ancora provato. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui, se avete domande, dubbi o commenti potete scrivermi, io cercherò di rispondere il prima possibile. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!